Ciao bimbi! In questa Pasqua dovremo stare tutti chiusi in casa, ma oggi preparatevi perché vi porteremo a fare un viaggio con la fantasia. Siete pronti a salire sul nostro trenino? Portate anche i vostri genitori, fratelli, sorelle, perché oggi avremo bisogno anche di loro. Benvenuto in Bulgaria! Lo sai che qui a Pasqua i bimbi si divertono a colorare un uovo di rosso e poi a conservarlo fino all'anno dopo? Si dice che gli porti fortuna! E tu hai mai dipinto un uovo di rosso? E adesso è ora di lasciare la nostra amica bulgara con tutte le sue uova rosse. Noi dobbiamo andare! C'è un cavallo laggiù che ti aspetta. Salici sopra, vediamo dove ci porterà. Benvenuto in Romania. Lo sai che anche qui da noi a Pasqua i bambini dipingono le uova? E poi a tavola facciamo un gioco. Prendiamo due uova, le facciamo diventare sode, le sbattiamo tra di loro e vince chi ha l'uovo che si rompe di meno. Avete visto, bimbi? Scommetto che la prossima volta che mangerete un uovo sodo proverete a fare lo stesso gioco di questa nostra amica rumena. Adesso una macchina ci sta aspettando. Saliamo? Benvenuto in Austria! Lo sai che qui il giovedì prima di Pasqua è chiamato giovedì verde e si mangiano solo dei cibi verdi, per esempio le mele, le pere, i broccoli, l'insalata e il kiwi. Miam! E a te che cibi verdi piacciono? È ora di rimettersi a pedalare. Eh sì, pedalare! Perché ci sta aspettando una bicicletta. Dobbiamo andare in un posto che non è molto lontano dall'Austria. Vediamo chi indovina. Benvenuto in Germania! Noi qui adoriamo festeggiare la Pasqua e la cosa più bella è che i bambini si divertono ad attaccare le uova colorate sugli alberi e le strade diventano coloratissime! Proprio tra questi rami e cespugli tutti colorati e decorati sta passando un contadino.
Lo vedi laggiù? Saliamo sulla sua carriola, vediamo dove ci porterà. Ciao, benvenuto in Danimarca. Qui da noi a Pasqua tutto si tinge di giallo e lo sai perché? In questo periodo fioriscono i narcisi, dei fiori bellissimi che noi chiamiamo fiori di Pasqua. Io adoro festeggiare la Pasqua, infatti il giallo è il mio colore preferito. E il tuo colore preferito qual è? Giallo, giallo, giallo dappertutto qui. Ma in Danimarca c'è anche tantissimo mare. Prendiamo una barca, andiamocene da qualche altra parte. Benvenuto in Svezia! Anche noi qui festeggiamo la Pasqua e abbiamo una tradizione molto speciale. I bambini il giorno di Pasqua si travestono da streghe e da stregoni. E con i loro disegni vanno in giro dai vicini di casa a scambiare i loro disegni con dolcetti. Anche tu hai preparato un bel disegno per la Pasqua? Immagino che con tutto questo freddo che fa in Svezia i bambini abbiano disegnato tantissima neve e tantissimo ghiaccio. Ma ora dobbiamo spostarci in un paese ancora più freddo e la cosa migliore credo che sia metterci un paio di sci. Ciao bambini, benvenuti in Finlandia. Qui da noi mangiamo un dolce tipico buonissimo che si chiama mammi. È fatto con farina, melassa e il mio ingrediente preferito, le arance. È buonissimo. Voi l'avete mai mangiato? Basta, basta. Troppo freddo in questi paesi. Adesso prendiamoci un bel aereo. Andiamo lontano, lontano, lontano. Benvenuti in America! Qui i bambini a Pasqua si divertono un mondo perché si radunano in un parco e giocano a spingere le loro uova decorate sull'erba con un mestolo di legno, proprio così. E voi, in queste feste, fate qualche gioco divertente?
Ma certo, anche noi faremo un sacco di giochi in queste feste. Ma mi sa che è tardi, ora di tornare a casa. Prendiamo un elicottero insieme? Bentornato in Italia! Come già saprai, qui a Pasqua abbiamo la distribuzione dei ramoscelli d'ulivo, la colomba pasquale. Buonissima! E soprattutto la cosa più amata dai bambini, le uova di Pasqua. Ne hai già mangiata qualcuna? Che tu le abbia già aperte o no, siamo sicuri che anche tu avrai un uovo di Pasqua bellissimo e soprattutto buonissimo. Speriamo che il nostro viaggio ti sia piaciuto. Un bacione e buona Pasqua! Ciao a tutti! Ciao, buona Pasqua! Ciao! 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 Hashtag va tutto bene, Anne e Jim! No, mamma, così cadiamo! Vedi che cadiamo!